Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata del podcast Magia Oggi. Anche in questa seconda stagione non potevano mancare degli episodi dedicati più che altro alla storia della magia. Infatti, come vedete dal titolo di questo episodio, oggi andiamo a trattare e a riscoprire la figura di Bill Malone. Forse come nome non vi è totalmente nuovo, ma è anche vero che purtroppo, per determinate ragioni, viene poco studiato dai più giovani. Cosa in realtà anche molto negativa, perché Malone ha una spiccata comicità che va a inserire in modo positivo nei vari giochi. E questa è una cosa che vedremo prossimamente, sempre nella puntata. Ma come sempre partiamo dai dati anagrafici. Malone è nato il 22 luglio del 1958 a Chicago, nell'Illinois. Forse la data, il periodo storico e la città di Chicago potrebbe esservi familiare se avete ascoltato la puntata dedicata a Ed Marlowe nella prima stagione. Se ve la siete persa, ovviamente vi lascio il link in descrizione. Come è facile pensare, infatti, Malone, durante la sua carriera magica, incontrò il Cardician per eccellenza, ovvero appunto Marlowe, cosa che vedremo fra pochissimo. La carriera magica di Malone però iniziò a 17 anni, quando cominciò a esibirsi come mago e comico in un locale del sud di Chicago, chiamato Little Bit of Magic. Nel 1987 poi si trasferì nel sud-est della Florida, dove divenne un intrattenitore fisso nel famoso Becker's Resort di Palm Beach e poco dopo anche nel Boca Raton and Resort Club a 5 stelle. Dal 1994 al 2005 ha collaborato anche con il miliardario Wayne Huizenga, aprendo il Malone's Magic Bar, sempre nell'esclusivo Boca Raton Resort. La sua carriera ebbe poi un'impennata, se così possiamo definirla, nel 1995, quando apparve in uno speciale televisivo della NBC chiamato World's Greatest Magic. In seguito venne anche ospitato in molti altri prime time per la NBC e la ABC, con anche delle apparizioni sporadiche, sempre televisive, in Giappone, Europa e Portogallo. Si è esibito per svariati tipi di pubblico, fra cui può vantare il presidente George Bush e la principessa Stephanie di Monaco, oltre a ovviamente innumerevoli altre celebrità. Oltre agli effetti di magia, come accennavamo prima, Bill porta uno spiccato umorismo nei suoi spettacoli, rendendoli veramente unici, tanto da aver creato un suo eterogeneo one-man show. Bill ha sposato una donna di nome Barbara, da cui ha avuto anche tre figli, dal nome di Jeff, Rick e Tom. Una cosa carina è che ci tiene sempre a ricordare come membro della famiglia il suo cagnolino di nome Louis. È una cosa che apprezzo molto io da, sapete, amante di animali, anche se vado più per il team gatti. Digressione a parte, possiamo vedere che Bill ha veramente dedicato molto tempo e impegno all'insegnamento magico, ma dato anche magari dal periodo storico in cui lavora, si è più che altro incentrato nella realizzazione di diversi set di DVD. Invece che di libri, cosa sicuramente apprezzata dai più giovani. Fra i suoi primissimi lavori notiamo un set di 4 DVD dal titolo On the Loose by Bill Malone. Questo set è stato pubblicato insieme alla LL Publishing nel 2002 e qui vengono presentati veramente tantissimi effetti, fra cui le versioni dei classici della magia, come ad esempio la carta ambiziosa, la routine dei Fular di Slidini o anche la banconota nel limone, oltre a molti altri. Un punto però veramente importante all'interno dei DVD è l'attenzione che Malone porta nello spiegare come esibirsi veramente nella vita reale e non limitarsi ad allenare i giochi nel proprio studio. Ma anzi, Malone si concentra molto anche su come approcciare i tavoli e vendersi nei locali. Una cosa mai banale, sempre utile, anzi assolutamente essenziale per chi vuole lavorare con quest'arte. Se siete interessati infatti a sapere nel dettaglio i giochi e i punti trattati in questi DVD, vi lascio un link in descrizione nel sito di Omega Project, in cui vi metto tutto quanto l'elenco completo nell'articolo a lui dedicato. Un altro importante lavoro, sempre un set, ma questa volta di 6 DVD, che abbiamo appunto accennato anche nella puntata dedicata a Marlowe, si chiama proprio Malone Meets Marlowe, in cui performa e spiega moltissimi effetti appresi dal Cardician, ovvero il suo maestro. Fra i più famosi possiamo trovare The Homing Card, Open Prediction, una versione veramente fantastica, la preferita di Bill fra i metodi usati da Marlowe, e molti altri. È uscita poi nel 2014 una Penguin Live, contenente molte delle routine di Malone, questa volta incentrate sulla cartomagia. Qui dà veramente un sacco di accenni, un sacco di consigli pratici per rendere più naturali i movimenti
e come anche contestualizzarli all'interno del gioco stesso, oltre che a farli asettici. La live inizia con alcune delle sue produzioni di assi, compresa una in cui lo spettatore potrà mescolare le carte prima dell'effetto, questa è veramente potente. Continua poi con una versione del Simple Ace Assembly, sempre di Marlo, o almeno, qui metto le mani avanti, presentata e utilizzata da Marlo. Come sappiamo bene, dare i crediti quando si parla di Marlo non è mai semplice, però sicuramente Malone lo ha visto da Marlo. Del resto, lascio chi ne sa di più anche correggere o dare informazioni in più. Si concentra poi anche nel parlare di diverse tecniche per l'impalmaggio da un mazzo steso sul tavolo e anche il pass, arrivando a spiegare due versioni del trionfo e il suo particolare handling del mazzo che si rimpicciolisce. Questa è veramente una routine molto carina che Malone apprezza tanto anche come inizio per introdursi con gli spettatori. Come tutte le Penguin Live, poi il video si chiude con una interessantissima intervista all'artista. Ci sono veramente tanti altri lavori di Malone e anche il più conosciuto, Here I Go Again, volumi dall'1 al 3. Alcune delle sue performance si possono anche trovare su YouTube, ovviamente prive di spiegazioni, ma sono davvero utili e interessanti da vedere. È proprio qui che ho trovato la performance del mio amato Marlo's Miracle Ace Cutting, ovviamente una routine fantastica che va, secondo me, almeno allenata per avere un'idea di che cosa si tratta, perché è veramente fantastica, magari ne parliamo e la approfondiamo prossimamente, però vi consiglio di darci un'occhiata. Ripeto, tutto quanto lo trovate in descrizione quando trovo i link, in modo che possiate fare tutto quanto rapidamente e darci un'occhiata in maniera molto semplice. È poi anche apparso in Real Magic Quarterly, sempre con l'omonimo nome appunto di Mil Malone, appunto perché questa è una serie che va a trattare diversi artisti, e questo è proprio un DVD a lui dedicato. Sicuramente Malone apparirà anche prossimamente, magari in qualche TV nazionale o comunque in qualche altro DVD che potrebbe sfornare nei prossimi anni, noi rimaniamo in attesa, ma ci tenevo a parlare di questo artista perché veramente è poco considerato dai più giovani ed è un vero peccato, soprattutto per chi vuole mettere una vena comica nelle proprie performance. Bill può essere veramente un ottimo esempio, come sempre non da copiare ma per prendere spunto, perché il suo umorismo non è mai dannoso per i giochi. È diciamo un ottimo contorno che però non va ad attaccare o snaturare i giochi. È un accompagnamento più che altro invece che essere il fulcro del gioco che poi diventa marginale. Vi consiglio nuovamente di andare a guardare almeno qualche squarcio dei suoi video e delle sue performance, perché ne vale veramente la pena. Come sempre sapete che le puntate storiche cerco di farle un po' più brevi rispetto alle altre, per non annoiarvi e per lasciarvi anche un po' di scoperta nel momento in cui avrete curiosità e vorrete andare ad approfondire l'artista. Fatemi sapere magari cosa ne pensate comunque di questo mago, se lo conoscevate già, se invece è un nome per voi totalmente nuovo. E se andate a guardare qualche performance, fatemi anche sapere se qualche gioco lo performate anche voi, magari in modo diverso. Vi auguro buona magia e noi ci sentiamo alla prossima puntata. E intanto, nell'attesa, perché non recuperare quelle già uscite della prima stagione o di questa seconda?